I padri della Chiesa insistono sull'importanza della preghiera. È necessario ricordarsi di Dio più spesso di quanto si respiri. La Chiesa ci propone una preghiera quotidiana, al mattino e alla sera, prima e dopo i pasti, la liturgia delle ore. Al centro della domenica c'è la messa. Prima di iniziare questa riflessione, anche noi, come i discepoli, sentiamo il bisogno di dire a Gesù: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato a pregare ai suoi discepoli. La preghiera è un affettuoso slancio verso Dio, un'ascensione dell'anima a Dio, un dialogo con Dio. Diverse sono le espressioni della preghiera. La preghiera vocale. Ascoltiamo il numero 2701 del Catechismo. La preghiera vocale è una componente indispensabile della vita cristiana. Ai discepoli, attratti dalla preghiera silenziosa del loro Maestro, questi insegna una preghiera vocale. Il Padre nostro. Gesù non ha pregato soltanto con le preghiere liturgiche della sinagoga. I Vangeli ce lo presentano mentre esprime ad alta voce la sua preghiera personale, dalla esultante benedizione del Padre fino all'angoscia del Getsemani. Dobbiamo pregare con fiducia, con umiltà, con perseveranza. Ascoltiamo che cosa dice il Vangelo a riguardo della preghiera. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro, che è nei cieli, perdoni a voi i vostri peccati. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole.
non siate come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancora prima che gliele chiediate. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. In verità vi dico ancora, se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La meditazione è un'espressione della preghiera raccomandata dalla Chiesa, in cui dialoghiamo con Dio, meditando sulla parola di Dio e contemplandone il volto. Talvolta è preghiera in silenzio ed è distinta da quella vocale che usa parole predefinite. Teresa d'Avila disse: è una condivisione intima tra amici. Significa dedicare frequentemente tempo ad essere soli con Gesù che ci ama. Ascoltiamo il numero 2705 del Catechismo. La meditazione è soprattutto una ricerca. Lo spirito cerca di comprendere il perché e il come della vita cristiana, per aderire e rispondere a ciò che il Signore chiede. Ci vuole un'attenzione difficile da disciplinare. Abitualmente ci si aiuta con qualche libro, e ai cristiani non mancano la Sacra Scrittura, particolarmente il Vangelo, le sante icone, i testi liturgici del giorno o del tempo, gli scritti dei padri della vita spirituale, le opere di spiritualità, il grande libro della creazione e quello della storia, la pagina dell'oggi di Dio. La preghiera è il respiro dell'anima. È indispensabile per ottenere la perseveranza finale. Diceva Sant'Alfonso: chi prega si salva, chi non prega si danna. Ascoltiamo il numero 2709. Che cos'è la preghiera contemplativa? Santa Teresa risponde: l'orazione mentale, a mio parere, non è che un intimo rapporto di amicizia nel quale ci si intrattiene spesso da solo a solo con quel Dio da cui ci si sa amati. La preghiera contemplativa cerca l'amore dell'anima mia. È Gesù e in Lui il Padre. Egli è cercato perché il desiderio è sempre l'inizio dell'amore ed è cercato nella fede pura, quella fede che ci fa nascere da Lui e vivere in Lui. Si può meditare anche nella preghiera contemplativa, ma lo sguardo è rivolto al Signore. Al numero 571 del compendio
così ci viene presentata la preghiera contemplativa. La preghiera contemplativa è un semplice sguardo su Dio, nel silenzio e nell'amore. È un dono di Dio, un momento di fede pura, durante il quale l'orante cerca Cristo, si rimette alla volontà amorosa del Padre e raccoglie il suo essere sotto l'azione dello Spirito. Santa Teresa d'Avila la definisce un intimo rapporto di amicizia, nel quale ci si intrattiene spesso da solo a solo con Dio, da cui ci si sa amati. Chi prega diventa capace di resistere alle tribolazioni della vita. Si potrebbe dire: prego, resisto, quindi sono. È una forma di resilienza spirituale. L'equivalente psicologico e spirituale della proprietà dei metalli di resistere alle sollecitazioni esterne. Con la preghiera possiamo fronteggiare in maniera efficace le difficoltà e gli altri eventi negativi che si incontrano sul cammino della vita. La preghiera ci rende resistenti. Sono numerose le obiezioni alla preghiera, soprattutto alcune concezioni erronee. Ascoltiamo i numeri 2726 e 2728. Nel combattimento della preghiera dobbiamo opporci in noi stessi e intorno a noi ad alcune concezioni erronee della preghiera. Alcuni vedono in essa una semplice operazione psicologica, altri uno sforzo di concentrazione per arrivare al vuoto mentale. C'è chi la riduce ad alcune attitudini e parole rituali. Nell'inconscio di molti cristiani, pregare è un'occupazione incompatibile con tutto ciò che hanno da fare. Non ne hanno il tempo. Coloro che cercano Dio mediante la preghiera si scoraggiano presto, allorquando ignorano che la preghiera viene anche dallo Spirito Santo e non solo da loro. Infine, la nostra lotta deve affrontare ciò che sentiamo come nostri insuccessi nella preghiera: scoraggiamento dinanzi alle nostre aridità, tristezza di non dare tutto al Signore perché abbiamo molti beni, delusione per non essere esauditi secondo la nostra volontà, ferita al nostro orgoglio che si ostina sulla nostra indegnità di peccatori, allergia alla gratuità della preghiera, eccetera. La conclusione è sempre la stessa. Perché pregare? Per vincere tali ostacoli si deve combattere in vista di ottenere l'umiltà, la fiducia e la perseveranza. Occorre un cuore vigilante di fronte alle difficoltà della preghiera, come l'aridità, senza cioè gusto per i pensieri e i sentimenti spirituali, oppure come
la mancanza di fede o anche l'accidia. Ascoltiamo che cosa dice il Catechismo a riguardo delle distrazioni. È il numero 2729. La difficoltà abituale della nostra preghiera è la distrazione. Può essere relativa alle parole e al loro senso. Nella preghiera vocale può invece riguardare più profondamente colui che preghiamo. Nella preghiera vocale, liturgica o personale, nella meditazione e nella preghiera contemplativa. Andare a caccia delle distrazioni equivarrebbe a cadere nel loro tranello, mentre basta tornare al nostro cuore. Una distrazione ci rivela ciò a cui siamo attaccati. E questa umile presa di coscienza davanti al Signore deve risvegliare il nostro amore preferenziale per Lui, offrendogli risolutamente il nostro cuore perché lo purifichi. Qui si situa il combattimento nella scelta del padrone da servire. Alcuni smettono perfino di pregare perché pensano la loro preghiera non è esaudita. Una constatazione dovrebbe innanzitutto sorprenderci. Quando lodiamo Dio o gli rendiamo grazie per i suoi benefici in generale, noi non ci preoccupiamo affatto di sapere se la nostra preghiera gli è gradita. Invece, abbiamo la pretesa di vedere il risultato della nostra domanda. Qual è dunque l'immagine di Dio che motiva la nostra preghiera? Un mezzo di cui servirci, oppure il Padre del Signore nostro Gesù Cristo? Si prega come si vive, perché si vive come si prega. Arrivederci alla settimana prossima per meditare insieme il Padre nostro e così concluderemo questa lettura guidata del Catechismo. Amen.